Allora, finita 0-0 la partita, una partita con un risultato bugiardo perché stasera non si può dire niente contro questi ragazzi perché meritavano solo la vittoria. Questo Milan meritava solo la vittoria, ha avuto tantissime occasioni nel primo tempo, nel secondo tempo, i primi 25 minuti, il Newcastle si è chiuso bene, però poi dopo il Milan ha ricominciato a giocare e ha avuto altre occasioni per andare in vantaggio. Purtroppo è finita 0-0. Prendiamo solo un punto in questa prima partita del girone F. Cosa aggiungere? Cioè, quando la palla non entra, purtroppo è così. Demeriti nostri, perché molte volte potevamo fare meglio, soprattutto in quell'occasione di Leao dove ha scartato praticamente tutta la difesa inglese e poi invece di tirare inspiegabilmente ha voluto fare un colpo di tacco e neanche ci è riuscito. Però in altre occasioni, soprattutto nel primo tempo, il portiere del Newcastle ha fatto alcune parate anche casuali perché d'istinto si è ritrovata la palla davanti e l'è riuscita a respingere. Purtroppo la palla non è entrata, è finita 0-0 questa partita e andiamo avanti. La reazione post derby c'è stata perché i ragazzi sono entrati in campo con la testa giusta. È mancata probabilmente sotto porta un pizzico di cattiveria per riuscire a trovare quel gol che sbloccava la partita e quindi indirizzava il Milan probabilmente verso una vittoria, perché il Newcastle sinceramente non ha fatto praticamente zero. Il primo tiro in porta l'ha fatto al 95esimo, quando c'è stata quella parata di Sportiello. Le note negative di questa serata sono gli infortuni di Loftus-Cheek e di Maignan. Ora c'è da capire cosa hanno subito nei prossimi giorni, vedremo, forse anche domani si capirà meglio. Per il resto concludo questo video con dire solo una cosa. Sandro Tonali, sempre uno di noi, rosso-nero, sempre. Grazie a tutti e forza Milan, sempre.